Eccoci ancora una volta al Torrione di Forio nella sala mostre. Questa volta non proprio per una mostra, anche se già è allestita ed è pronta per l'inaugurazione sabato 26, la mostra Island Inside di Maurizio Sodano. Oggi siamo con due maestre dell'Istituto Comprensivo Forio 2 Don Vincenzo Avallone di Panza, la maestra Monti e la maestra Schioppa, insegnanti rispettivamente di flauto e di pianoforte, per il saggio di fine anno. È un momento di coronamento di un intero anno di lavoro, per alcuni magari sarà un triennio, dove in maniera orgogliosa, ed è una cosa bella, gli allievi si esibiranno al cospetto dei professori, dei loro genitori e degli amici per far vedere quanto sono bravi e quanto sono state brave le loro insegnanti. Siamo contenti di ospitare anche questo tipo di manifestazioni, e in particolar modo quando sono dei ragazzi la cosa è bellissima, perché i ragazzi che si cimentano nella musica sono la speranza per il futuro e la certezza di avere un futuro migliore, perché chi suona, chi si dedica alla musica, gioco forza, non può essere una persona cattiva, e questa è una cosa che ci rincuora tanto e che ci dà tanta speranza. Io vorrei avere giusto due passaggi dai docenti, perché ci potranno dire qualcosa di più interessante. Schioppa, maestra. Allora, per noi è un onore poter svolgere il nostro concerto di fine anno in questa location meravigliosa. Ringraziamo l'associazione Radici e te soprattutto per l'infinita disponibilità. E abbiamo scelto questa location per coronare un anno di lavoro, un triennio di lavoro, e soprattutto degli ottimi risultati che abbiamo raccolto nella partecipazione a dei concorsi nazionali e internazionali ai quali i nostri allievi hanno partecipato e si sono anche posizionati, hanno anche vinto dei primi premi. Uno è più importante, è quello di Bracigliano, per i talenti emergenti, dove abbiamo avuto ben 4 piazzamenti con primi premi di categoria. E poi vabbè, il famosissimo concorso Mennella, che si tiene appunto a Casamicciola e che comunque ci ha regalato quest'anno ben 9 primi premi, e il premio Anna De Felice, denominato appunto il flauto magico, che ha vinto una mia allieva di terza. Bene, un successo di tutta una scuola, perché viene rappresentata la scuola, il distretto scolastico 2, Forio 2, e quindi un successo anche della metodologia di insegnamento. Per il pianoforte è un po' più difficile forse, io mi sono cimentato una volta solo quando ero piccolo, ho lasciato, non è cosa mia. Il pianoforte sì, ha delle problematiche diverse dallo strumento a fiato, però non per questo è più difficile. Io non dico mai uno strumento è più difficile o più facile, ogni strumento ha le sue difficoltà. E è più difficile avere una carriera pianistica, perché mentre lo strumento a fiato trova una collocazione anche in un'orchestra, il pianoforte solitamente la carriera è vista solo come solista, ed è più difficile perché ce ne sono pochi, e quindi arrivare a determinati a determinate mete non è facile. Permettetemi però di dirvi una cosa molto importante: per me è stato un piacere lavorare con Maria Serena, perché già per lei nutro una stima profonda, già ci conoscevamo comunque da svariati anni artisticamente, ed è stata per noi una fortuna incontrarci nello stesso istituto e poter lavorare e scambiare opinioni musicali, far lavorare i nostri ragazzi insieme. È stato veramente un piacere e sono veramente onorata. Grazie, quindi tra poco ci saranno le varie performance. Io, prima di salutarvi e di invitarvi a visitare il Museo Civico del Torrione Giovanni Maltese, non ci dimentichiamo che siamo a casa di Giovanni Maltese e su c'è il suo atelier e c'è il museo, volevo dare anche un altro appuntamento. Giorno 30 avremo un workshop di scrittura creativa guidato da Edoardo Cocciardo alle ore 18, ed è un altro bel appuntamento che fa vivere il Torrione e che lo rende sempre impregnato di arte. Dal Torrione è tutto, alla prossima.